Accogliamo ora il Forum Internazionale della Cultura Ludica, la dottoressa Marisela Zarate, il primo ospite internazionale di questa seconda giornata di incontri. Marisela Zarate, artista e architetto, illustrerà in maniera approfondita la storia del muralismo in Messico, in particolare attraverso le immagini. Lasciamo quindi la parola alla nostra ospite. Buongiorno. Siamo qui oggi a festeggiare il senso bello e divertente della vita. Il gioco è un'attività che porta allegria e conoscenza allo stesso tempo. Allora, sono qui a formare parte di questo gruppo di messicani, io abito qua, però il mio sangue, la mia essenza è sempre quella messicana. Il popolo messicano, come avete visto, è così diverso. Siamo un misto fra lo indigena e anche lo spagnolo, lo francese. Non c'è un tipo di persona messicana unico. Siamo tutti diversi, però unisce a noi quella esplosione di colore, di allegria, di essere spontanei come tutti i popoli dell'America Latina, si può dire. Allora, a me tocca parlare del muralismo. Io sono stata già a fare un murale qui nella Piazza dei Signori, con le mani tutte dipinte ancora, che dopo potete vedere se volete. Lì tratto di unire, un muralismo è come un racconto. In realtà l'origine del muralismo è stato vostro, è italiano. Sì, durante l'impero romano che si hanno fatto questi. Allora, i nostri muralisti sono venuti qua a imparare la vostra tecnica e dopo, tornando in Messico, sono stati a mettere le idee proprie. Però la tecnica degli affreschi loro hanno imparato qua. A me mi emoziona particolarmente quando si unisce il mondo, il popolo, con quelle cose belle, per esempio l'arte, no? Per un proposito bello, come adesso. Mi sento onorata di essere qua, di condividere con voi, di essere tutti in famiglia, coi bimbi. Mi porta allegria, energia, è bello. Allora, da noi il muralismo è stato non recente, è stato nel 1950 circa che è stato fatto. Sono tre muralisti messicani, quelli che vediamo lì, ci sono altri, però quello che abbiamo di questo lato a sinistra è José Alfaro Siqueiros. Quello in mezzo è José Clemente Orozco e quello di là a destra è stato lui il principale, che si chiama Diego Rivera. Non so se qualcuno è stato conosciuto di voi, però per dire, Diego Rivera è stato il marito di Frida Kahlo. Qua si conosce tanto l'opera di Frida Kahlo, invece del marito non tanto. Sì, si conosce, più o meno. Devo dire, con tutto il rispetto, però lui è stato più bravo di lei. Solo che qua non si conosce tanto. Allora, è stato lui che è venuto con una borsa di studio, perché da piccolino era bravissimo a dipingere. Lui faceva quadri, è iniziato a fare quadri. E dopo è venuto qua, in Italia, ma in Europa. A Spagna ha conosciuto a Pablo Picasso personalmente, hanno fatto amicizia. Dopo è venuto qua in Italia a imparare la tecnica degli affreschi. Lui è tornato in Messico con questa conoscenza, come dicevo, però era una persona di un spirito libero, ribelle anche. Lui aveva passione per il socialismo, che era in quel momento nascente, si può dire, quando ha avuto più forza. Allora, lui lavorava per le persone ricche e faceva il muralismo, però metteva lì dentro
delle idee sulle politiche. Questo invece è quello che si faceva prima a Teotihuacan, vuol dire della nostra cultura indigena, si faceva qualcosa simile. Voglio dire, nei muri si mettevano idee soprattutto religiose, perché era quello che si faceva di più. Si assomiglia al muralismo, però non possiamo stare, non era proprio muralismo, però si assomiglia. Questo è un murale fatto a Tlaloc, che è il dio della pioggia, a Teotihuacan, è della nostra cultura azteca, in centro, in Città del Messico. Qui si vede ancora quello del dio della pioggia. E dopo accanto abbiamo qualche murale a Bonampak. Questo corrisponde alla cultura maya. Della nostra cultura messicana sono quelli due che si conoscono di più, ma non sono gli unici, ci sono altri. La cultura azteca, come dicevo, è stata sviluppata in centro, invece la cultura maya si è sviluppata al sud, nella penisola del Yucatán. Sì, non so se qualcuno è andato già in Messico, della zona della Riviera Maya, e quella zona. Lì si unisce la bellezza del paesaggio naturale con la storia maya. Lì, per esempio, in quel murale maya si apprezzano i guerrieri e i personaggi principali di... Oddio, non si vede? Ecco, scusate. Lì possiamo vedere i personaggi dello strato sociale alto, guerrieri come sacerdoti e anche il re, c'era un re. Questo esiste ancora, è solo che è dell'anno 790 prima di Cristo. Ecco, lì si vede un po' più a dettaglio. Allora, come dicevo, è stato Diego Rivera quello che ha portato l'idea del muralismo in Messico. Era un'epoca particolare della nostra storia, politicamente parlando. Allora, lui aveva sempre questa volontà di difendere al popolo, soprattutto perché è stato dopo la nostra rivoluzione del 1910, però comunque c'era tanto problema ancora fra il governo e il popolo. Allora lui, come artista, faceva il suo, come possiamo dire, lui si metteva a difendere, no? Tramite i suoi quadri e il suo moralismo. Era interessante perché a volte era richiesto per i personaggi ricchi e lui faceva quello che voleva alla fine. Lì invece appare Frida Kahlo, quel personaggio che qua è tanto conosciuto, questa pittrice. Era brava, però è stata notevole, soprattutto per la sua vita personale, perché quando era una ragazza ha fatto un incidente grave, non è stata morta, però è stata ferita e ammalata per sempre. E dopo lei, che era così audace, è andata dove c'era Diego Rivera, che era già un grande personaggio, e si è presentata a dire chi era. È stata lei a dire che voleva sposarsi dopo, tempo dopo. Prima sono stati amici e dopo è stata lei che aveva questa decisione, che per quell'epoca era troppo audace, no? In realtà l'origine di Frida Kahlo è tedesco, suo papà era un bravo fotografo tedesco, però lei è nata in Messico e ha voluto vestirsi sempre di questo modo, con questo costume, con questi fiori in testa, perché amava la sua radice. Beh, non aveva, diciamo, il sangue indigena, perché era di origine tedesco, però amava la nostra cultura. Qui abbiamo un murale, quello che si chiama La Creazione, fatto nel 1922. È stato dei primi che ha fatto Diego Rivera. E lì, come possiamo vedere, è un murale di carattere religioso.
tipo di personaggi è stato il suo modo, sempre come tutti i pittori ha un modo particolare. Questo invece si chiama L'uomo all'incrocio. In centro possiamo vedere un personaggio, un uomo che controlla il mondo. Questo è stato fatto per il Rockefeller Center a New York, però si racconta che è stato il proprio Rockefeller a chiedere a lui di fare, però lui, come aveva questa passione per il comunismo, ha messo lì un personaggio che si vede a Lenin. A desaio del signore Rockefeller, perché evidentemente lui non voleva quello, allora purtroppo per questa ragione è stato cancellato. Sì, non esiste più perché si è fatto al modo di Diego Rivera, alla sua volontà, al suo capriccio, che lo ha fatto come una sfida proprio. È troppo grande, allora qui si vede un po' più l'Italia, sempre erano così pieni di personaggi, tutti i personaggi storici o della società che c'erano intorno. Questo invece si chiama Sogno della domenica pomeriggio al Parco Alameda, è stato fatto nel 1948 e questo è come una fotografia, beh, non è una foto, sino un riflesso della società di quel tempo. Lì sono mescolati personaggi della storia, personaggi della società, siano ricchi che poveri. Il Parco dell'Alameda è un parco che esiste ancora in Città del Messico, enorme, molto bello, pieno di tradizioni. Lì si apprezza un personaggio per noi tanto conosciuto che si chiama la Caterina, che è proprio un scheletro. Forse avete visto qualcosa. E questa è della nostra cultura indigena, che vede la morte senza paura, di un modo festivo. Per esempio, nei giorni dei morti, i primi di novembre, la gente va al cimitero a festeggiare, non a piangere. No, non si piange perché si pensa che in quei giorni lo spirito dei morti arrivano e allora si deve festeggiare a quei personaggi cari della nostra famiglia. C'è gente che porta la musica, che va a fare il picnic in cimitero in onore dei morti, si porta il cibo che piaceva a quella gente, le bevande e tutto. E allora è un modo affettuoso, lo so che qua sembra strano, però per noi si fa così. I bambini, per esempio, siamo abituati a mangiare la testa del morto fatta in zucchero col nome qui delle persone, per esempio il nome mio, io lo mangio volentieri perché non è per offendere, se no è per scherzare, anche si fa come piccole poesie. E per scherzare, quando sarai morto io sarò così, cosa? È un modo di scherzare per non avere paura alla morte, è così. Allora, qua abbiamo David Alfaro Siqueiros, che è stato anche un personaggio di quella epoca, era amico personale di Diego Rivera, lui era pittore anche. È stato convinto per Diego Rivera per unirsi a questo movimento pittorico. È stato molto bravo anche lui. Qui per esempio abbiamo il murale che si chiama La Marcia dell'Umanità, che è stato fatto nel 1966 al 1971. Lo stile suo è diverso. Lo stile di Diego Rivera era un po' più allegro, più festivo, più ironico, invece lo stile di Siqueiros era più serio. Questo è un dettaglio
de quel murale che abbiamo visto. È stato fatto, ancora esiste, è un teatro, attualmente è un teatro, però è stato fatto così. Dopo abbiamo a José Clemente Orozco, perché si chiamavano i tre grandi, perché come loro hanno fatto l'inizio di questo movimento. Lui invece aveva uno stile triste, lui era un personaggio pieno di nostalgia, perché noi sappiamo che l'arte prima, era fatto solo per la bellezza, no? Per apprezzare la bellezza, e dopo è cambiato a dire beh, non solo lo bello, anche lo brutto, lo triste, lo crudele può essere arte. Allora già a questa epoca è stato così, gli artisti erano più liberi di dire il suo sentimento. Qui abbiamo questo murale che si chiama Prometheus, è stato fatto nel 1927 negli Stati Uniti. Prometheus è quel personaggio mitologico che conosciamo. Qui invece abbiamo un altro che si chiama Ricostruzione o Rivoluzione Sociale. Anche lui aveva questo modo simile a Rivera di difendere al popolo, ai contadini dell'epoca della rivoluzione. Beh, era già passata la rivoluzione, però ancora c'era quel senso di ricordare personaggi come Pancho Villa, Emiliano Zapata, che a volte quasi sentono. Allora, spesso si vede in questo tipo di opere, se no loro, personaggi di quell'epoca. Lì si vede i contadini armati che fanno la lotta, la sua lotta. Qua invece abbiamo Rufino Tamayo. Lui era un bravo pittore della regione di Oaxaca, che è un po' al sud. È una regione più che altro indigena. Lui è stato un molto bravo pittore, però ha fatto anche un po' di murali, per esempio questo che si chiama Dualità, che è stato fatto nel 1964. E qui possiamo vedere, bueno, prima di tutto si vede il giaguaro, che era un simbolo della nostra cultura indigena, un simbolo di fortalezza, era un dio anche. E subito dopo abbiamo a Quetzalcoatl, la nostra serpente con le piume, che si vede di qua. E questo è un simbolo messicano anche era un dio, era un simbolo di saggezza e di fortezza. Abbiamo altri personaggi da raccontare, per esempio Jorge González Camarena. Lui è stato un personaggio che faceva diverse cose. Lui ha fatto quello della TV in colori, si dice così? E lui prima la TV si vedeva in bianco e nero, però dopo lui è stato bravo a scoprire la tecnologia per mettere i colori alla TV. Però non solo, perché anche ha fatto, per dire, questo murale che si chiama Presenza in America Latina. Lo ha fatto in Cile nel 1965. Molto bello, anche qui si vede quella passione per la nostra cultura indigena, perché sono stati bravi a sviluppare la sua cultura nonostante tutto. Anche abbiamo, questo era un architetto, si chiamava Juan O'Gorman, e come vedete il cognome non è indigena, c'è tanta gente di origine europeo nati là, e lui ha fatto un murale che c'è ancora nella nostra
università principale che si chiama UNAM. Questo è un palazzo dell'UNAM che è molto conosciuto, è la biblioteca centrale. Lì tutta la facciata è stato fatto questo murale nel 1956. Beh, allora, andiamo un po' indietro. E come potete vedere tutti i murali hanno qualcosa in comune. E tanto l'esplosione di colori, questo lo potete vedere anche adesso, no? Siamo fatti così, per noi il nostro pensiero, il nostro modo di essere, festeggiare la vita ogni giorno, in ogni momento, non abbiamo paura di essere spontanei, anche se a volte sembra troppo, mescolare i colori brillanti che fanno il contrasto, soprattutto. Questo si poteva vedere già dall'inizio. Qui, per esempio, si vede anche che utilizzano, che facevano la musica. Loro al suo modo, quando gli spagnoli sono arrivati in America, sono stati commossi di vedere che la nostra cultura aveva già fatto tanto, perché c'erano già delle città, per esempio Città di Messico esisteva già. Aveva delle strade, dei viali, aveva tutto quello che può avere una città. Anche loro, per esempio, erano bravi astronomi, avevano passione per le matematiche, e questo sin avere nessun contatto ancora con l'Europa, era già quello. Purtroppo, dopo, diciamo che la informazione che arriva qua non sempre è quella vera. Noi siamo qua oggi anche col Tocca a Ti a difendere un po' o a fare vedere quello bello che possiamo fare, perché a volte è solo quello brutto che si sa di noi, no? Come il narcotraffico, per dire che certo è un cancro sociale che esiste, però non è solo quello, il Messico è tanto di più. Questo che adesso voi potete vedere è solo un piccolo esempio della nostra cultura, di quello bello, di quello che siamo orgogliosi di fare vedere al mondo. Allora, come dicevo, c'erano già strumenti musicali, c'era la musica. Originali del Messico ci sono tanti prodotti, per dire, c'era il cacao, c'era il mais, prima non c'era qua, il pomodoro, la vaniglia, per dare solo un esempio. Quando gli spagnoli sono arrivati là, hanno portato questi prodotti nell'Europa. Hanno portato anche di là quello che non c'era. Non c'era, per esempio, il cavallo, la mucca, non c'era il grano. E dopo si è fatto una bella mescola. La nostra cultura è stata fatta così. La storia si divide in due parti. Prima e dopo l'arrivo degli spagnoli, la cultura è cambiata tanto. Si è mescolata in tutto senso, anche in quello gastronomico. Per dire, no, non dovete pensare che il cibo messicano è tutto piccante, perché no, non è che mangiamo... Beh, c'è gente che sì, mangia piccante sempre. Portano qualcuno di quelli che sono qua hanno portato sicuramente in valigia il peperoncino, perché c'è gente che non può vivere senza quello. Però non siamo tutti così. Io almeno no, non faccio tanto, anche perché sì, sarebbe troppo, no? allora, sì, non so se c'è qualche dubbio, qualcosa che volete dire. Volete vedere ancora qualche parte del murale? Non è possibile vedere tutto, non so di là, si riesce a vedere qualcosa. Con questa luce non aiuta tanto a vedere i colori. Questo è fatto in Chiapas. Chiapas è una regione particolare del nostro Messico, in sud, vicino di Yucatan. Da circa 20 anni che ha avuto qualche difficoltà sociale lì, perché è una zona molto povera, è una zona indigena. Il sud
del México, più o meno così, Oaxaca, Chiapas, quella zona lì, più che altro indigena, sono persone povere, però che hanno tanta volontà di lavorare, di fare. Purtroppo questa povertà diciamo che favorisce che si arriva qualcuno, per esempio il comandante Marcos, non so se qualcuno lo ha sentito, lui voleva di qualsiasi modo formare un'altra repubblica lì. E adesso non lo fa più, lui ha detto basta, non è più il comandante Marcos, quello era un nome finto, non fa parte già di quel gruppo. Dopo tanti anni ha rinunciato. Comunque diciamo che forse hanno fatto qualcosa, però non hanno soluzionato troppo. Quale? Quello di Bonampak? È dentro di un tempio, sì, dentro, perché questi palazzi sono stati, dopo l'arrivo degli spagnoli, abbandonati purtroppo, hanno sofferto, quello esteriore è stato quasi distrutto. Per esempio, vicino a Città del Messico c'è Teotihuacán, che è una città bellissima, c'è ancora, c'è la piramide del Sole e della Luna, è tutto fatto con il conoscimento di astronomia per avere la strada di nord a sud, esattamente fatta, però voglio dire che quando è stato abbandonato alcune zone, non questa, però sì di Bonampak, per dire, la giungla, perché è una zona di giungla tropicale, è stata, come posso dire, sviluppata soprattutto quello, e ci sono anche delle costruzioni distrutte che non è già possibile di ricostruire. Sì, invece queste murali che avete visto era dentro, perché l'architettura dell'epoca era più che altro religiosa, quella che ancora si vede, quella che è stata fatta con i sassi, forte diciamo, no? Perché loro avevano questo senso di eternità, però per la religione. Invece le persone normali, il popolo, abitava nelle case fatte di legno, si chiama adobe, fatte di terracotta, e quello non esiste più perché dopo passato il tempo è distrutto. Diciamo che il governo aiuta ancora a avere questa ricchezza, però c'è tanto ancora per scoprire, perché dentro la giungla ci sono ancora cose. Per esempio, io sono originaria della regione di Veracruz, non ho la mappa, però c'è un golfo come del lato dell'Atlantico, vicino a Cuba, perché c'è di fronte Cuba. C'è come un cerchio, e quella regione si chiama Veracruz. Di quel lato sono arrivati gli spagnoli. È una zona ricca di petrolio, diciamo c'è tanta agricoltura e tutto, però lì dove mio nonno ha fatto una casa tempo fa, per costruirla, per fare le basi, hanno dovuto scavare, c'erano dei pezzi della cultura di quella zona. Quella zona è della cultura totonaca, che è come derivata della cultura olmeca, che non è la maya, non è l'azteca, è un'altra. E io sono stata da bambina anche a fare, e ho trovato, qualsiasi può andare ancora oggi e trova delle cose che sono lì da scoprire. C'è un'altra domanda, prego. Qualcuno è stato già in Messico? No, non ancora, dovete andare. sì, a vedere dal vivo tutto questo che abbiamo. E io mi auguro che è stata di qualche modo interessante.
No lo so, vi auguro una buena jornada ancora con México, tutto quello que c'è ancora. Io posso dire a voi, amo la mia cultura, sono orgogliosa di questa. Certo che siamo un misto, abbiamo per dire io la nonna francese, il nonno spagnolo, però anche il nonno indigena. Non ho la pelle abbronzata, però io sono messicana, quello sì, lo sarò sempre. Io vorrei offrire a voi questa conoscenza dello bello, la nostra gente, la nostra ricchezza principale è la nostra gente, non il petrolio, la gente buona che c'è tanta, la gente cattiva c'è come in tutte le parti, no? Però è di più la gente buona. Se voi un giorno andate in Messico, potete andare in un paesino qualsiasi e la gente senza conoscere apre le porte della casa e offre quello che ha, tutto col cuore aperto. E questa è la nostra ricchezza maggiore. Grazie per essere qua. Grazie.